immagino anch'io. E inizia questo primo game, almeno per noi che lo vediamo, dovrebbe essere il primo game del gruppo F del Personal Gamer Final, la finale che ci ha visto, che ha visto insomma i migliori giocatori delle varie cup Personal Gamer, torneo indetto da ESL, arrivare insomma fino a questo punto. Ma passiamo subito alla prestazione dei giocatori. Spawn nell'angolo in alto a sinistra con il colore rosso, fa parte degli Oskull Clan, se non sbaglio. Team A, Grufer, un giocatore Zerg molto molto abile, famoso anche nella community per le sue giocate. Dovrà affrontare quest'oggi, in questo match che ricordo è Best of One, un altro Zerg che spona nell'angolo in basso a destra con il colore blu, fa parte anche lui degli Oskull Clan, credo anche lui del Team A, ma non ne sono sicuro, andrò a controllare dopo. Crackers, un giocatore che abbiamo visto in diverse Personal Game comportarsi molto molto bene, quindi andremo subito, visto una 9 pull per Crackers, mentre Grufer sta ancora subito estrattore per assimilatore di Vespene anche per Crackers, quindi vedremo come reagirà Grufer a questo praticamente all-in, credo che sia all-in a una base. Il giocatore Zerg Sarà che un tempool. eh sì, 9 pull, successivamente assimilatore, quindi è a 10 di Vespene, probabilmente sì, è un 9 pull con supply block, almeno per il momento non ha messo neanche in costruzione l'overlock, vediamo se lo mette, è arrivato già a 100 di Sì, minerali, eccolo qui. eh sì, quindi non 9 pull, Prendiamo non supply l'overlock. bloccato, con quindi speedling, non semplicilink, vedremo ora cosa farà, perché, o forse può darsi che sia anche soltanto un... No, ha messo 6 ling in No, ecco, produzione, sailing sì. in produzione. Mentre dall'altra parte la pull è arrivata a 15, no, a 14 credo, come di consueto, e va anche ad expare. Grufer lo vedo veramente in difficoltà in questo momento, perché dovrà cercare di difendersi soltanto con i droni. Sì, Normalmente ecco che arrivano i quindi ling, sailing seguiti da altri due. sì, è già la ricerca dell'incremento metabolico, ma vengono scattati in questo momento i ling da parte di Grufer, visto che uno dei suoi overlord arriva sulla netola di Crackers e non vede assolutamente niente, quindi si immaginerà che gli sta per arrivare addosso uno linea. Infatti arriva subito un impaler per Grufer dietro la linea mineraria, come bisogna farli normalmente. Ah, non ha messo nessun drone all'assimilatore, perché all'estrattore, perché ovviamente non farà in tempo a ricercare l'incremento metabolico, investe tutto quanto in ling anche Grufer per cercare di difendersi. Escono i primi due, e in questo momento altri due ling con il punto di raccolta forse non variato, quindi vengono Non subito selezionato surroundati. bene, perde i primi due ling. E sì, vedremo se annullerà la Natural, che infatti è costretto ad annullarla perché l'avrebbe comunque persa. In ogni caso cerca di difendersi in questo momento Grufer da questo all-in, ha messo una seconda impalatore, una seconda spina dietro la linea mineraria, sta continuando la produzione di Speedling, arriva il Binary Nest per Crackers, che ovviamente dopo il primo Rush di Ling cercherà di sfondare con i La Binary. speed è quasi pronta. Eh sì, pochissimi secondi, ancora forse 2 secondi, e finisce anche con la spida. Eccola qua la Intanto speed. termina la seconda spina, esposta la prima sulla linea mineraria. Finita la speed, i ling da parte di Crackers sono già una dozzina, devono contrastare, devono cercare di fare più danni possibili, perché comunque vi ricordo è un all-in, soltanto in questo momento si vanno a posizionare sulla natural del giocatore Zerg in rosso, e subito morfa 3 Treling. Beneling. Eh sì, ha continuato comunque a mantenere soltanto due droni sull'assimilatore, quindi comunque ha una quantità di Vespene ridotta. Arrivano soltanto un altro Bening in questo momento, mentre lancia subito i Bening, forse un po' una scelta un po' soltata, Bening così un po' azzardata. Ecco che entrano. Vediamo i danni che riuscirà a fare, perché vi ricordo è uno lì, cerca di passare dal retro per prendere la linea mineraria. Intanto i Oddio. Benelink si schiantano sulle Si Queen, non fanno incastrano. molti danni. Eh sì. Sono incastrati. Non hanno fatto nessun danno i Bailing. Eh sì, non ha fatto molti sprint, non ha fatto nessun Un solo danno. lavoratore ucciso da parte di Crackers.
Eh sì, siamo 12 droni contro 12 droni, arriva il Ben Linnest anche per quasi finito, finisce in questo momento per Gruffer, quindi si potrà difendere anche con dei Benelink, mette 3 droni, anzi 2 soltanto, su l'assimilatore, l'unico assimilatore che ha i Ling di Crackers, sono veramente pochi, in questo momento sta cercando di mandare sempre dei rinforzi, arrivano altri 2 Benelink molto lentamente per cercare di fare dei danni, ma i Ling di Gruffer cercano di A rallentarlo e 31 Ling, distruggerlo. Eh sì, ha 32 molti Link Grouper, 17 Crackers. crackers, sì, Crackers. crackers. Come si chiama lui? E intanto un Benelink di Gruffer riesce a fare un po' di danni sui Ling di Crackers. Anche il mio cane si sta un po' ribellando perché è veramente un assedio da parte di Crackers. Sta cercando di finire questa partita molto molto velocemente, ma Gruffer non si dà per vinto. Morfa altri 2 Benelink in un buon punto perché comunque sono coperti dalla spina. Dall'impadere altri 4 Benelink di Crackers stanno cercando di fare il giro più largo per fare più danni possibili sulla linea minaria. C'è una Queen che però riesce a intercettare Oh, tutti i oddio, si Benelink, salva la e Queen. sì, comunque le Queen e gli Impaler sono l'unica difesa contro la Rust di Benelink. Vediamo, Crackers probabilmente in questo momento vuole expare per cercare di prendere un ulteriore vantaggio sul suo avversario. Per il momento siamo 12 lavoratori contro 17 per Crackers, ma vedo una Ma la vedo male scia. per Crackers perché vedo una scia rossa qui al centro della minimappa. Eh sì, E sono sono tutti ben 45 Ling da che si parte avviano di verso. Gruffer, alcuni vengono, due vengono, no, tre vengono morfati in Benelink, intanto mentre sono in arrivo annulla l'espansione a sua volta, Crackers a questo momento è messo veramente sotto assedio, un Benelink si schianta contro alcuni Speedling di Gruffer che sta cercando di uccidere quanti più Benelink possibile perché poi farà un grande Arras con tutti i suoi Ling direttamente sulla base di Crackers che in questo momento sta soffrendo tantissimo in difesa nella base del giocatore Zerg in blu, non ci sono Impaler, un po' un errore, i Benelink vediamo arrivano uno, no c'è soltanto uno di Impaler, me l'ero perso, uno al centro della linea mineraria, a questo punto Gruffer tenta il tutto per tutto spostando tutti i suoi Speedling, ma ci sono due Benelink di Crackers che sono abbastanza temibili, se ne schiantano alcuni contro un manipolo di Speedling di Gruffer che a questo punto sono entrati dentro la base di Crackers, cercano di fare più danni possibili, uno si morfa in un Benelink, altri due vengono presi e distrutti dai Speedling di Crackers, sposta la spina in avanti, ma c'è il Rambai di Gruffer dentro la base avversaria con il Benelink e arriva Oddio, il GG. VP da parte di